Buonasera amici appassionati della Serie I e ben ritrovati allo Spezia Park di Milano. Stanno scendendo in campo Cuccagna e Retelit, entrambe alla ricerca della prima vittoria in questo torneo. Cuccagna dispone di Annoni, Gabriele, Joaquin, Messina, Mostafa, Paiva, Zamborlin e Bini. Retelic invece con Caccone, De Fazio, Galloppa, Caio, Maggioni, Monaco, Sceusa e Melluccio. È quasi tutto pronto, arbitrerà l'incontro il signor Baron con Bonfrisco in supervisione. È incominciata dunque Retelic Cuccagna con i gialli in possesso del pallone. Vado ad andare subito il numero 30, Annoni si accentra, calcia! Prima opportunità dopo nemmeno un minuto. Palla! Dentro per Annoni, gran controllo, super destro all'angolino, vantaggio dunque per Cuccagna. Palla dentro tutto solo e incredibilmente si divora il gol del pareggio Caccone, palo assurdo del numero 9. Sceusa è un 3 contro 2, il tocco corto, galloppa, prova a calciare, il tiro viene deviato e finisce dentro, 1-1 il pareggio di Retelit, galloppa. Il destro sul primo palo e il gol del nuovo vantaggio di Cuccagna. Bravissimo Bini a calciare sul primo, non se l'aspettava Meluccio. 2-1, nuovo vantaggio per i gialli. Palla dentro Annone. Calcio di rigore, parte Annoni. Freddo, non sbaglia, apre il piatto. 3-1 per Cuccagna. Punizione per Retelit, parte Monaco con il destro, un bel tiro forte ma centrale. Aztori, Messina è ancora dal numero 10, Annoni si gira, bene, può calciare, lo fa, palla fuori. Primo tempo infinito, Joaquin va lungo, cercare Aztori, eccolo qui il duplice fischio, finisce 3-1 questa prima frazione di gara in favore di Cuccagna. Si ricomincia dunque, Paiva in pressione, Monaco contro Zamborlin, è passato Monaco, la palla arriva buona per Maggioni che calcia, colpisce Caccone, prova a girarsi ma viene chiuso da Annoni, parte in contropiede il numero 30, Annoni accelera, Annoni, bella risposta di Meluccio. Anticipo secco di Messina, Annoni va via, non lo tengono, calcia, non c'entra però, lo specchio della porta. Contropiede di Retelit, spinto da Monaco, palla larga, De Fazio, calcia! E trova il gol del 3-2, non preciso Joaquin. Retelit di nuovo in partita. Ora Zamborlin, opportunità per Cuccagna. Non trova sbocchi, va largo da Annoni, e sembra una buona idea. Grande il numero! È grandissima la parata di Meluccio, che la manda sul palo. Super parata questa. Zamborlin, il controllo di Messina! Che poi la scarica in porta e 4-2 Cuccagna si riporta a distanza di sicurezza. Caio da De Fazio vuole liberare il destro e lo fa partire anche bene. Liscio clamoroso di Mostafa, arriva Monaco e Joaquin con l'aiuto del palo riesce a tenerla lì. Doppia opportunità per Retelit. De Fazio da Monaco non calcia di prima, attaccato da Mostafa. Palla fuori da Sceusa, dentro ora da De Fazio, prova da posizione impossibile. Ora bravo nel giocarla dentro e Monaco di prima intenzione la gira molto bene, 4-3, partita nuovamente riaperta da Retelit che non molla. Sceusa, palla per De Fazio, si è infilato De Caio che non può sbagliare con il suo piede preferito, apre bene il mancino, fulmina Joaquin, 4-4, pareggio di Retelit. 5 alla fine, Sceusa dalla bandierina, il pallone rimane buono per Caccone. Miracolo questo di Joaquin. Occhio a contropiede di Cuccagna, palla larga per Aztori, dentro di prima e Gabriele chiude il lungo 1-2 e segna il gol del 5-4 per Cuccagna che dopo aver sofferto un po' rimette la testa avanti. Che non riesce a controllarla, il pallone schizza buono per Aztori che batte Meluccio, segna il quinto gol per Cuccagna e forse chiude la partita. E finisce qui, Cuccagna batte 6-4 Retelit in una partita molto bella con tanti
ribaltamenti di fronte, abbiamo anche perso il conto dei gol, ma ciò che conta è che i gialli raggiungono i primi 3 punti nel loro campionato e Rete Elite rimane ancora ancorata a 0. Grazie, è tutto, a risentirci da Valerio Tubercolo.